Buongiorno, sono con Cristina Sivieri Tagliabue, che è stata la prima intervistata di Dolce 20 anni fa. E nel frattempo lei ha avuto tanti percorsi lavorativi differenti e oltre ad essere giornalista, imprenditrice, si occupa adesso di pari opportunità e di bambini, perché nel frattempo è diventata anche mamma. Ci puoi parlare di te, Cristina? E allora, ciao dopo 20 anni. E, sì, in effetti ci siamo conosciuti proprio nel 2000, quando io mi occupavo di Altavista e quindi ero la responsabile editoriale per l'Italia e Dols sarebbe dovuto diventare il canale femminile, insomma, comunque fare la fornitura dei contenuti dedicati alle donne, visto che era uno dei primi, degli unici, diciamo, siti un po' dedicati alle donne, no? A 360 gradi su internet. E pensa che addirittura, appunto, prima del lockdown, con tutti i manager italiani, avremmo dovuto incontrarci per fare una cena, perché in realtà noi nascemmo proprio nel febbraio del 2000, quindi il sito andò online nel febbraio del 2000, la cena era fissata per il 28 febbraio, quando è stato poi il momento del lockdown, e a quel punto non ci siamo più rivisti, perché forse non ha senso neanche adesso rivederci, non poterci abbracciare dopo 20 anni, visto che per me è stata un'esperienza così importante, così formativa. Eravamo più una squadra di calcio che, diciamo, un'azienda. Eravamo una delle primissime start-up in Italia, eravamo nello stesso palazzo in cui c'era Tiscali, Fastweb, quindi tutti i mondi, no? Internet delle telecomunicazioni che cominciavano. All'inizio eravamo in 5, quindi, no? Giorno e notte, sai, quando si lavora davvero insieme per la passione di farlo. E quindi per me è stata veramente un'esperienza importante, perché prima ero una giornalista che scriveva. E poi invece, grazie ad Altavista, sono diventata una manager editoriale, quindi ho imparato veramente tantissimo, tantissimo dai miei colleghi con cui ho lavorato. È stato molto bello. Poi il tuo lavoro si è evoluto in varie direzioni. Sì, di fatto poi dopo Altavista ho continuato la mia carriera manageriale e sono stata assunta prima a Milano Finanza, dove mi sono occupata di fare il primo sito internet di Milano Finanza, d'Italia Oggi, ero la responsabile dei siti online del gruppo. E poi mi ha preso la team, dove ho fatto la referente di quello che oggi è Team Vision, quindi ho creato tutto il mondo dei contenuti gratuiti e a pagamento per i clienti della team. Quindi, che è stata un'esperienza molto bella, che mi ha portato di fatto poi a viaggiare tanto. Sono stata a Roma, sono stata anche in Brasile perché la team era in Brasile, quindi è stata un'esperienza veramente molto importante, bella. E lo chiamo il mio master perché in effetti, dopo aver fatto lettere, diciamo, non si può dire di essere preparati a gestire, non so, 40 persone, 50 persone, milioni di euro di budget. Quello è stato davvero, come dire, il mio trampolino con la vita. E poi dopo la team invece ho deciso di aprire una mia attività di produzione audiovisiva, quindi di ritornare un po' più vicino al mondo creativo, perché in effetti quando hai questi ruoli molto importanti, alla fine davvero un po' ti sfugge, no? Il momento creativo, e quindi avevo bisogno di riavvicinarmi un po' di più a me stessa, e se vogliamo, dal 2006 a oggi è tutto stato un ritorno verso di me, compreso anche la maternità, se ci pensi. Che anche la maternità è una creatività. E poi la tua attività nel sociale? E anche qui, come sai, abbiamo, diciamo, fatto un percorso insieme, perché
Vabbè, io poi quando sono, diciamo, da manager e ritornata alla mia passione giornalistica, ho fatto un percorso anche editoriale, quindi scrivendo tanto per il Sole 24 ore, scrivendo dei libri dedicati alle ragazze, alle donne, con Elisabetta Sgarbi per Bonpiani, uno sulla chirurgia plastica, la biografia di Emma Bonino, ed è lì che ci siamo incontrate perché, di nuovo perché di fatto abbiamo partecipato alla creazione di Pari o Dispari, che era questa associazione, diciamo, femminile che aveva, diciamo, l'obiettivo di lavorare sulla parità di genere. E, beh, è stato, diciamo, molto, molto bello poi in realtà diciamo, fare tutte le battaglie sulla questione delle pubblicità. Diciamo, portare, diciamo, la sensibilità, no, delle donne rispetto non soltanto al tetto di cristallo, anche appunto sui temi che sono più a me vicini, quindi le donne giornaliste, l'attenzione delle intellettuali donne, la presenza di intellettuali donne all'interno dei convegni, il mondo delle pubblicità, come vengono rappresentate le donne. Questa cosa in realtà per me è stata molto bella, importante, e poi mi sono servita per tutte le campane, non so se sono le mie o sono le tue. Campane sono le mie. Ah, ok. C'è una campana qui vicino che suona gli organi pieni. No, perché anch'io ho un campanile qua vicino, quindi. Però il campanile ci riporta a terra, no? Ci porta al contatto con la terra. E comunque, quando hai creato l'associazione Pari o Dispari insieme ad altre persone, il contatto diretto era con la vicepresidente, che è Emma Bonino, per cui tu hai scritto anche un libro. Sì, esatto, perché poi diciamo Emma aveva avuto quella, si era candidata, era stata candidata per il PD anche, non tanto per i radicali, per la regione Lazio, contro Grazie. Verini nel 2010 alla presidenza, battaglia che in realtà poi perse per un soffio a causa della provincia, se vogliamo, più che delle città, invece dove era abbastanza amata. In quell'occasione facemmo un libro un po' divertente in realtà su Emma, quindi mi misi un po' a cercare negli archivi dove c'erano tutti gli articoli da che lei era giovane, no? Fino al 2010, quindi di cose divertenti, interessanti, insomma, ne ho trovate parecchie su di lei e abbiamo organizzato quindi il libro dalla A alla Z, si chiamava Alfabeto Sì. Bonino, e tu per ogni lettera potevi leggere delle keywords e quindi scoprire un po' questa donna al di là, ovviamente, di quella che è la sua algida figura, no? Se vuoi, certe volte un po' fredda, un po' malata di perfettismo, e quindi lì invece c'erano anche tutti i lati più umani, se Mani. vogliamo, di Emma, e era anche un po' fatto per avvicinarla ai giovani, e quindi il libro andò molto bene, fu molto divertente, lo presentammo con Città De Gregorio alla Galleria Alberto Sordi di Roma. E no, tuttora rimane una cosa di cui vado molto fiera, poi anche se in realtà l'anno successivo Emma fece poi la sua vera biografia, quella, insomma, quella autoriale importante, eccetera, con la terza, no? Però quello era, diciamo, un instant book, se vuoi, però comunque simpatico, ecco. Senti, ma dato che stiamo parlando di Emma, è una figura che io apprezzo moltissimo e molte italiane apprezzano, continuano ad apprezzare moltissimo per le sue battaglie e come le ha portate avanti. La mia domanda è questa, e penso che tu possa dirmelo, perché hai creato una società che si occupa appunto di donne in politica trasversalmente. Perché non esiste in questo momento una donna con un valore tale a quello di Emma Bonino? Forse sono cambiati i tempi, forse le donne sono più cooptate dai politici del loro partito. Quali sono i motivi secondo te? Ma adesso non vorrei essere, diciamo, provocatoria con la mia risposta, però guardando l'ultima, diciamo, l'ultima indagine di Ivo Diamanti, che fa sempre, diciamo, queste indagini per Repubblica, poi escono, diciamo, un po' sintetizzate,
Questa donna ci sarebbe, e lo sappiamo tutti e due chi è Giorgia Meloni. Di fatto Giorgia Meloni, come dire, è il quinto politico più amato in Italia, oggi prima di Emma Bonino che è settima, tra i primi 20 politici più amati è l'unica. Certo è l'esatto opposto, se vuoi, no? Di Emma Bonino, è una donna di pancia, per non dire di cuore, come dice Barbara D'Urso, è una donna diciamo anche se vuoi sgarbata, è una donna senza modi, no? O comunque con dei modi molto grezzi, no? Molto forti, alle volte anche aggressivi. Immediati anche, è molto immediata. Io entrambe in realtà non le trovo delle donne che portino avanti, diciamo, gli ideali miei di femminilità. Nessuna delle due in realtà mi riconosco appieno, perché Emma comunque è una donna che secondo me per certi versi ha dovuto rinunciare, no? All'essere donna o alla propria femminilità, perché inserita in un contesto così maschile, così di potere, così complesso. Si è molto irrigidita, quindi ha rinunciato un po' alla dolcezza, no? E alla capacità di essere accogliente. E lo stesso, se vuoi, all'ennesima potenza, Giorgia Meloni, una donna che di accogliente non ha nulla, eppure ha un largo seguito. Ha un largo seguito. Poi ha un figlio anche. Scusami? Ha anche avuto un figlio. Ha avuto un figlio e io, peraltro, per certi versi l'ho anche guardata con stima, perché io non sono riuscita a separarmi da mio figlio, almeno per il primo anno di vita. Io mai avrei potuto passare 2 giorni lontano da lui, mai, in alcun modo. Mentre invece vedevo che comunque lei, quindi prima di tutto, portava la sua, se vuoi, grassezza, no? Perché si è grasse quando quando si ha poi un figlio, però con grandissima dignità, no? Senza coprirla, senza, come dire, vergognarsene, eccetera. E anche questo l'ho apprezzato. Anche qui è il contrario di Emma, se vuoi, che invece quando è tanto a pranzo mangia un pacchetto di crackers, no? Quindi anche una donna, se vuoi, che non ha paura di mostrarsi godereccia, no? Mentre invece noi perfezionisti di solito siamo più per l'astinenza, siamo più per, no? Il distacco, più per appunto per essere diventare qualcosa che magari è anche più freddo, no? Se vuoi, pur di diciamo rispondere a degli ideali. Appunto, dicevo della Meloni, questa capacità, pur avendo un figlio, come dire, anzi, è stata sempre più efficace da quando ho avuto un figlio, no? Quasi come se la maternità l'avesse ricongiunta con il suo essere reale, no? Interiore, reale. Quindi le ha dato una grande forza. E in questo senso è un'esperienza che ho vissuto anch'io, perché alla fine comunque la relazione con mio figlio mi ha dato la forza di pensarmi per quello che sono davvero, di non vergognarmene e di andare a testa alta rispetto alle mille paure che avevo, no? Di non essere all'altezza, no? Tu comunque parli di un percorso importante, il mio, però sai, cioè, comunque io dentro di me mi sono sempre sentita abbastanza inadatta o comunque non all'altezza, mai, in alcun modo. Ecco, il fatto di avere un figlio invece da una parte ti riporta delle responsabilità molto più basiche, dall'altro ti fa veramente, cioè, mettere allo specchio e dire: questa sono io, pazienza, quella che sono, sono, no? Quello che è, però cioè, nonostante, come dire, mi faccio forza delle poche cose che ho per andare avanti. Quindi perché non ci sono altre politiche, diciamo, diverse rispetto a queste due donne? In realtà noi abbiamo, no, una schiera di giovani, c'era la Promessa Serracchiani, poi c'era la Boldrini, non parlo di Irene Pivetti perché ha fatturato 32 milioni di euro per le mascherine, che trovo veramente imbarazzante, adesso è inquisita, deve restituirne uno soltanto di milioni di euro rispetto a tutti quelli con cui ha truffato lo Stato, quindi
presidente della Camera, proprio in questi giorni in cui si celebra Nilde Iotti, la prima presidente della Camera al Festival Cima di Venezia, abbiamo questa Scalzacani che veramente, no? La Lega ha messo lì e non avevamo il coraggio di dire niente perché aveva i foulard di Hermès, ma guarda te adesso cosa si scopre, che persona è. A Milano abbiamo, diciamo, dal punto di vista delle donne delle città, diciamo, a parte l'Appendino, a Milano abbiamo Sala, che vabbè, ma abbiamo delle bravissime assessore donne, no? In realtà anche lì, al di là della Cinzia Cocco, che era una manager, abbiamo la Tajani, che è fortissima, veramente un assessore incredibile. Roma è manchevole in questo senso, perché davvero non ha delle personaggi del calibro delle assessore di Milano, e anche lì a Quartapelle io la trovo, come dire, una ragazza molto in gamba che è appena uscita con un libro cofirmato con Pisapia. Beh, secondo me lì a Quartapelle è davvero una grande promessa che farà grandi cose, grandi cose. Dopodiché, certo, per arrivare a quei livelli di consenso bisogna essere in televisione tutti i giorni, sui giornali tutti i giorni, cioè occorre, però quello è un percorso in cui si arriva, e probabilmente, diciamo, le donne di Berlusconi, chiamiamole donne di Berlusconi, sono arrivate prima, ma perché hanno fatto altri tipi di percorsi, diciamo, le donne dire, di destra molto aggressive, ovviamente, non so, penso anche alle Le Pen, in Francia, eccetera, cioè hanno comunque spazio perché hanno questo tipo di piglio molto televisivo, anche funziona. Invece le donne educate, a modo, accoglienti, in gamba, preparate, intelligenti della sinistra, è un po' più difficile, ci vuole un percorso più lungo, e anche su questo un po' ci si deve fare forse la pace, nel senso, certo, che questo è vero. Corsi più facili, più veloci, che però poi comunque trasudano un certo tipo di identità che non ti si leva di dosso, e dei percorsi un po' più lenti. Se vediamo anche il percorso della Carfagna, che dicono che non era citata in questi, diciamo, in questo sondaggio di Diamanti, perché probabilmente non è tra i primi 20 politici più amati, ma che dicono che abbia un seguito del 2% quasi, che se facesse un suo partito avrebbe il 2%. Beh, la Carfagna comunque ha fatto un percorso lungo, difficile, complesso, e ancora adesso... Sta denigrata prima. Esatto, è molto difficile, no? Come molte donne. Di dosso quel suo passato, quindi... Diciamo, per fare un percorso autentico, vero, onesto, cioè proprio vero che la tua vita parla, non si possono tirare fuori le politiche dal cappello, come quando sotto elezioni dicono: ah, troviamo una donna, ci vorrebbe una donna. E come si fa a trovare la donna? Ci vorrebbe la donna. Come interessi in politica? Poi io in realtà ci ho pensato, perché penso che quando facevo l'università, cioè mio fidanzato mi diceva: stanno aprendo questo partito, Forza Italia, tra l'altro uno di sinistra, perché io ero rappresentante degli studenti all'Università di Pavia ed ero nel consiglio d'amministrazione, come unico studente rappresentante degli studenti di sinistra, e mi disse, ma per scherzo, però me lo disse seriamente: stanno aprendo Forza Italia, no? Cercano un sacco di gente, se vai lì vai subito in Parlamento, eccetera. Però in realtà io non credo che sia il mio mestiere, cioè io credo il mio più mestiere sia quello di narratrice contemporanea più che di politica, cioè potrei fare la tecnica, no? Cioè potrei essere una buona tecnica, nel senso di parlare di politica, insegnare come parlare di politica, magari, no, accanto a delle donne in politica mi vedo abbastanza bene nell'essere, nel consigliare, cioè farlo proprio io non credo che sia la mia storia, insomma, credo che la mia storia sia più di quella di una persona che vive nel mondo del racconto, del contemporaneo, e ha delle cose da dire, ovviamente, perché anch'io delle mie opinioni e anch'io delle mie idee su come, quali leggi dovrebbero essere fatte, come dovrebbero essere spesi i soldi per l'istruzione, eccetera. Però più, come dire, più una persona che in qualche modo consiglia, no? Consiglia oppure muove gli animi, no? Un po'
una specie di griot contemporaneo. Sei una giornalista, tutto sommato, no? Sì, alla fine io Una no. scrittrice, quindi racconti, racconti. Senti, ti ringrazio per le parole che ci hai detto, molto interessanti come al solito, e chissà quale sarà il tuo prossimo passo, perché tu hai avuto una carriera veramente esponenziale, e cambiando da una parte all'altra sei riuscita sempre ad ottenere il meglio. E adesso con un bambino piccolo magari avrai meno tempo per te, però forse più tempo per riflettere su te stessa, cosa che magari invece non hai fatto perché appunto raccontavi il mondo. Sì. Senti, grazie mille e spero di rincontrarti, e le lettrici che le vedranno la tua intervista sono invitate a mandarti le loro domande se vogliono. E sono felice di vederti in viso presto, perché prima non era stato possibile. E a presto, quindi buon lavoro e buona maternità con un bambino di 3 anni. Grazie. Ciao, ciao Cristina. Ciao a tutti, ciao Dolph.